Faccio tre giri. Fate un po' di sbrodolatine in giro. Zeppole, rapanello, trovate la ricetta completa. A San Giuseppe, alla festa del papà, si usa fare le zeppole. Ma siccome io sono un grande papà, voglio una grande zeppola. Fare le zeppole è facile. Le facciamo al forno, senza friggere, così è ancora più facile. Bisogna fare la pasta asciug. 160 di acqua, 100 g di burro. Gabriele, si può fare con l'olio. Sì, però vengono secche, comunque sì, si può fare. Pizzichino piccolo di sale, lo metto adesso subito così non mi dimentico. Bisogna aspettare che il burro sia sciolto e che l'acqua gli manchi davvero poco per iniziare a bollire, per aggiungere la farina. Di farina ce ne andranno 160 grammi, serve una farina da pasticceria, leggera, soffice, quindi è la 00, in questo caso andrà benissimo. Gabriele, posso usare l'amido, la fecola, la farina di piselli? Non lo so ragazzi, sinceramente, perché l'ho sempre fatta con la farina, anzi se qualcuno lo sa e lo vuole scrivere nei commenti, ve ne sarò grato per tutta la vita. Ripeto, 160 g di farina 00 messa dentro tutto insieme in un colpo. Gabriele, il Pyrex sull'induzione, non è induzione ragazzi, è a corrente normale, senza induzione. All'inizio sarà una schifezza grumolosa, ma non vi preoccupate, voi lasciatelo cuocere, se vi sembra che va troppo forte alzate un po' o abbassate il fornello, finché non diventerà una cosa compatta. In questo caso si attacca un po' di più del normale perché il Pyrex si attacca. Gabriele, ma allora perché lo usi? Lo uso perché è trasparente, per farvi vedere bene, ma voi usate una pentola normale in acciaio che va benissimo. Non permettetegli di attaccarsi, quindi grattate il fondo. Dopo 3 minuti, lo vedete che è più liscio, guardate, si riesce a modellare, comunque la farina è cotta, via dal fornello. Gli mettete sotto un panno, così non scivola o scivola di meno, lo lavorate per un minuto, meno di un minuto, ancora un pochino, così perde, giusto perde qualche grado e diventa ancora più liscio. 5 uova, 3 delle berte e 2 senza berte, perché ho dovuto comprarle qualcuno perché non bastavano. Ieri faceva freddo, non mi hanno fatto l'uovo. Bisogna incorporarci 5 uova, una alla volta. Me la apro qui nella ciotolina che ho usato prima per il burro, così non ne sporco un'altra. Perché queste le uova delle berte da aprire sono durissime, guardate che meraviglia, sono stupende. Le metto dentro prima nella ciotolina, così se c'è qualche guscio lo vedo, e poi lo metto dentro, è ancora molto caldo, bollente, lo metto dentro e uno alla volta bisogna incorporarlo. Quando è incorporato uno si passa al successivo. Usate un cucchiaio di legno o una spatola di silicone, perché se usate la frusta vi incasinate la vita, perché all'inizio vedete fa un po' fatica, poi piano piano viene incorporato. Il successivo, così, uno alla volta per tutti e 5. Nel frattempo, caspita, che uova, nel frattempo ho già acceso il forno a 190 gradi statico. Vedi che c'è il guscetto dell'uovo? Dentro il secondo, girare subito prima che si fa la frittata. 3. Gabriele, ma non ci va il lievito? No, perché questa lavorazione qui, di incorporare un uovo alla volta, gli fa entrare un mucchio di aria dentro nell'impasto, che rimane imprigionata e poi dopo con il calore del forno si gonfierà, si dilaterà e si gonfierà moltissimo. E 5, man mano che si aggiungono le uova, una alla volta, farà sempre prima ad assorbirle e diventerà una cosa abbastanza morbida, sempre appiccicosa, che sembra un po' una polenta o una crema molto densa. Sacchetto da pasticcere con la bocchetta bella grossa, fate così, lo piegate come un calzino, lo girate, no? Come quando si girano i calzini, e ci mettete sotto la mano così, oppure lo mettete in un bicchiere, dentro un bicchiere grosso. Metto dentro un cucchiaio alla volta, con la mano che è qua sotto, pulisco il cucchiaio e avanti la cucchiaiata successiva. Vi faccio vedere anche il sistema con il bicchiere, prendete un bicchierone, un contenitore verticale, gli andate sopra, ecco. Mettete il sacchetto così, lo tenete qua, questa mano non la dovete muovere, e con l'altra mano, come meglio potete, vi appoggiate al bordo e va giù, è molto più facile. Ora avete 3 o anche 4 opzioni, potete far cadere i pezzettini di pasta nell'olio bollente e li fate tipo i profiterol fritti, oppure come le frittelle, abbiamo fatto la ricetta delle frittelle a carnevale, oppure carta forno, fate dei piccoli mucchietti e fate tipo i bignè, oppure fate gli anellini e fate la classica zeppola, oppure vi armate di tegliona e fate lo zeppolona.
Io uso la ciambelliera, questa qua, quella che c'è, ci metto un pochino di burro, ma potete farla anche direttamente sulla carta forno, la mettete girata o un coperchio di una pentola e gli girate intorno con il sacco a poche e fate tre giri. Però dentro qua è sostenuta, verrà, secondo me, un esperimento, è la prima volta che la faccio, secondo me verrà più alta. E con un po' di forza e un po' di pazienza, tranquillamente, faccio tre giri. Anzi, sai che c'è? Ne faccio quattro, guarda, così viene più larga. Siccome è un po' abbondante questo impasto, mi faccio anche due zeppole di quelle classiche. Qui ci sono due scuole di pensiero, chi la fa col buco, chi la fa senza il buco, io la faccio col buco piccolo. Eccola lì, una e due. Ce n'è ancora un po' qui nel culetto, ecco fatto. 190 gradi, 25 minuti, forno statico, zona centrale. Ripeto, è la prima volta che li faccio dentro una ciambelliera, sono proprio di curioso di vedere se viene. Nel frattempo preparo la crema pasticcera Pyrex. Vabbè, voi non usate il Pyrex, io lo uso per farvi vedere bene perché è trasparente. Mezzo litro di latte freddo, il Pyrex è freddo, lo metto sul fornello. 45 grammi di amido di mais, la maizena, la fecola non va bene, piuttosto usate la farina 00 che va bene. La maizena, l'amido di mais va messo dentro col latte freddo, altrimenti fate la patacca. Girare subito. Zucchero 50 grammi, 2 rossi di uovo, l'albume ci fate domani la frittatina o le meringhe, 1 e 2. Questa è la mia versione furba della crema pasticcera, tutto a freddo e poi accendo il fornello. Vaniglia, accendete il fornello, fuoco medio, vaniglia a piacere, se volete metterci anche un goccino di rum va bene, ma non esagerate, e una scorzetta di limone. Io avevo questo mezzo limone qui disastrato in frigorifero, ma va benissimo, sempre limone, Se volete farla al cacao invece della crema pasticcera, a questo punto, prima che si riscalda, ci setacciate dentro due bei cucchiai di cacao in polvere amaro. Continuate a girare tranquillamente finché non è caldo il latte, non si addensa. Però attenzione quando si addensa. Quando vedete salire i fumi, attenzione perché ci siamo quasi. Aumentate un attimino il ritmo della frusta. Quando vedete che sparisce la schiuma, diventa denso, accelerate ancora un pochino di più e la crema è fatta. Restate sul fornello un minutino, dovete vedere le bolle che bolle, ecco, vedete le bolle che bolle, ok, 30 secondi e tirate via dal fornello, mai il Pyrex su qualcosa di freddo, sempre su materiali neutri. Andate avanti a girare ancora per un minutino, guardate che cremina, sembra maionese, va che roba. Via il cucchiaio, la coprite con un coperchio, così non fa la pellicina e anche se la fa chi se ne frega. Fare un po' di ordine e pulire gli attrezzi. Giusti 25 minuti, le zeppole classiche sono pronte. Queste ci metti dentro un po' di crema, un po' sopra, la ciliegina, l'amarena, lo sciroppo e siamo pronti. Ma a noi ci interessa lo zeppolone. Mi preparo la crema che è ancora un po' calda. Dentro in un sacchetto a poche, sempre con la bocchetta abbastanza grossa. Riempito il sacchetto, il mio un po' piccolino, ma l'altro più grosso ce l'avevo sporco, lo piego e ci metto una molletta, così resta chiuso, o un elastico, o quello che c'è, e lo lasciamo raffreddare un po'. Nella teglia ci vuole qualche minuto in più, vedete che è già colorato, ma non fatevi commuovere, adesso sono passati 30 minuti, abbasso il forno a 170 e lo lascio dentro ancora 5-6 minuti in più. E poi la zeppola classica, senza andare per forza su quella gigante, c'ha già il suo perché. Se ricercate la ricetta zeppole rapanello, trovate la ricetta completa di queste qua classiche. Ma adesso aspetta, io sono impaziente, non ce la faccio più. Ci metto la ciliegina dentro, l'amarena di una nota marca che non voglio citare, un po' di sciroppetto, intanto che aspettiamo. C'è la ciliegina che è andata lì nell'angolino, tutta la crema intorno. Mamma mia, che buono. Per il sangue. Sono pronta. Arrivo. Ma che bella. Va che bella. Guardate l'apoteosi, è una cosa meravigliosa, una meraviglia. Adesso un pochino deve calare, appena appena un po', ma è una cosa fantastica, la zeppolona del papà Rapanello. Un pochino sta calando, ma è giusto che sia così. È ancora bollente,
Ma io la voglio girare, sono troppo curioso di questo mio esperimento. Giriamo la zeppolona. Mamma mia, mamma mia. E adesso con il sacco a poche o una siringa si va dentro, perché dentro è vuota completamente, e la dobbiamo riempire di crema a zone, vedete? Ops, è scappata, è mia quella pezza, via, un po' dappertutto, come riempire le brioche, uno ogni 10 cm. E poi faccio ancora un altro giro, perché comunque ho ancora crema, e che facciamo? La sprechiamo? Poi dopo un po' bisogna metterla anche sopra, e faccio ancora qualche buco, perché la voglio bella piena di crema. Crema a volontà anche sopra. Per fare i ricciolini qua sopra ho messo una bocchetta un po' più grossa. Fate un ricciolino per ogni fetta, perché dopo ho tagliato a fette, così dopo mettiamo una ciliegina per ogni buchetto. Se avanza della crema fate il ripasso. Una marena sciroppate, che sono una cosa buonissima su ogni ricciolino, ma anche in giro, fate un po' come volete. E con lo sciroppo da marena fate un po' di sbrodolatine in giro. Non deve essere bella sta torta, questa deve essere golosa. Zucchero a velo come se non ci fosse un domani. Armatevi di scudo e di spada per tagliare a fettina queste creme. Attenzione, perché sicuramente cercheranno di rubarvela. Eccola qua, oh, la festa del papà. Ok, mi scappa la crema. E vi Sandro, assaggiate anche voi. Io mi sono già mangiato un pezzo di crema. La crema che gli abbiamo sparato dentro è rimasta dentro il nostro zeppolone. Oppure prendi il badile, questo qui da passeggio. Prendi un po' di crema, alla marina, spalmi quello che ci rimane sopra e dopo non ti resta che cacciarlo in bocca, non so da che parte, io ci provo. Ah. Ho mangiato anche il naso. Un po' sì. Ma se tu dai una leccatina al telefono, sentirai anche tu questo, immagina questo sapore di amarena, crema, con la pasta asciughe. Non è dolce, però senti il dolce di tutto il resto, con l'aroma, insomma, lecca. Mi raccomando ragazzi, non esagerate con lo zucchero, però una volta ogni tanto. Poi per un grande papà ci vuole una grande zeppola. Tanti auguri a tutti i papà e salute a tutti. Avevamo finito veramente. Vabbè, scusa, devo assaggiare bene perché se ho delle responsabilità.